abbiamo detto che la similitudine e le analisi dimensionali ci permettono di individuare la forma e la taglia della macchina. Usiamo i diagrammi statistici anche per individuare il diametro di conduito. In particolare possiamo fare riferimento al diagramma di Bézier per le turbopompe, oppure ad altri tipi di diagrammi e tabelle, ad esempio questi, riportato anche all'inizio. Ora facciamo riferimento al diagramma di Bézier, anzi seguiamo tutte e due le strade, vediamo che sono le differenze. Dei diagrammi statistici per un omega S poco maggiore, avevamo detto di 0,42, siamo in questa zona, possiamo aspettarci al massimo rendimento, il massimo rendimento lo otteniamo per una macchina che funzioni con un diametro specifico di con S pari, quindi di 2 lavoro ideale specifico elevato a 0,25 fatto radice di Q con circa pari a 6. D'altro canto, se ad esempio facciamo riferimento a questa tabella dove riporta in funzione della velocità specifica il rapporto di forma B2 su D2, il coefficiente di flusso e il coefficiente di lavoro dimensionalizzato, per sempre omega con S 0,42 possiamo aspettarci, secondo quella tabella, che il coefficiente di lavoro ottimale LP, lavoro di quadratura scambiato su velocità periferica di trascinamento 2 alla seconda, all'incirca pari a 0,7. Ora, usiamo entrambi questi parametri e vediamo che risultati otteniamo. Quindi dal diametro specifico di con 2 pari a di con S per radice del punto tra y elevato a un quarto, se assumiamo di con S pari a 6 in base ai valori della portata e del lavoro ideale scambiato da ogni stadio, otteniamo 180 mm come diametro di conduito della girante, a cui corrisponde una velocità di rotazione, una velocità di trascinamento Q2 pari ad omega di 2 mezzi su di 27,8 metri al secondo. Se invece fissiamo un coefficiente di lavoro C pari a 0,7, per avere quel coefficiente di lavoro dovremmo lavorare con una velocità di trascinamento V2 pari a LP su Y elevato a un mezzo, dove il lavoro di palettatura per definizione di rendimento di palettatura è proprio Y su LP, quindi il lavoro ideale specifico fatto rendimento di palettatura, ossia quello 0,83 che ci siamo rilevati prima. Ossia 590 metri quadri al secondo quadrato, da cui discende un A2 pari a 29
meglio al secondo, leggermente superiore a quella che abbiamo ottenuto, invece imponendo un di con S pari a 6. Più cresce l'open 2, più cresce la capacità girante di scambiare il lavoro, siamo praticamente allo stesso, abbiamo in realtà ottenuto gli stessi risultati considerando che li stiamo ottenendo dai diagrammi statistici. Scegliamo, però, mettendoci un pochino in sicurezza, questa velocità, questo valore per la velocità di trascinamento con 2, da cui discende un diametro di 2 pari a 2 u con 2 su omega pari a 0,188 metri, poco superiore a quello che avevamo calcolato passando per il diametro specifico. Quindi assumiamo di con 2 pari a 0,188 metri, ossia 188 mm, abbiamo detto un lavoro di palettatura pari a 590 joules per kilogrammo. Una velocità di trascinamento con 2 pari, abbiamo detto, a 29 metri al secondo. Potete fare qualche ricerca, ad esempio potete andare a calcolare il coefficiente di carico y su 2 al quadrato e controllare che effettivamente ci troviamo in curva o comunque in prossimità di questa curva. Se volessimo giovarsi anche di questo diagramma statistico. Ora, con questi dati siamo già in grado di andare a disegnare il triangolo delle velocità al bordo in pressione. In particolare, il bordo noi distinguiamo sempre 1 e 1 primo, 2 e 2 primo. Quindi andiamo a disegnare il triangolo delle velocità, siamo in grado di disegnare il triangolo delle velocità al bordo 2, immediatamente all'uscita del conduttore rotto. Perché? Il lavoro di palettatura che ci siamo ricavati sulla base del rendimento di palettatura che stimiamo è pari a U2 per C2U meno U1 per C1U, utilizzando la notazione diretta, la formulazione diretta del lavoro di Eulero e assumendo che il lavoro sia positivo quando trasferito da macchina a fluido. Ora, abbiamo detto che noi non utilizzeremo prerotazione alfa 1 e 90 gradi, quindi C1U è 0. Il lavoro di palettatura si riduce a U con 2 per la componente periferica della C con 2 e quindi in realtà siamo in grado di calcolarci il valore della C2U. Ritorniamo, ormai stiamo utilizzando i dati di questa tabella. Questa tabella ci fornisce anche il rapporto di forma B2 su D2 in funzione della velocità specifica. Assumiamo
l'altezza della pala all'uscita del condotto rotatorio tratto il diametro della girante, assegniamo questo rapporto di forma pari a 0,065 e ci calcoliamo, visto che di due lo conosciamo, di due la grandezza caratteristica della nostra macchina, quindi noi stiamo progettando una famiglia di, un elemento di una famiglia di macchine per cui il rapporto di forma di 2 su di 2 è pari a 0,065. Possiamo quindi calcolarci B con B2, l'altezza di pala al bordo di uscita della girante, 0,012 metri. Ora, al bordo 2, siamo immediatamente fuori dai condotti rotorici, la superficie unica al flusso è data da π π con 2, diametro della girante, per l'altezza dei canali rotorici π2. Questa è la sezione utile al flusso. La portata volumetrica è questa sezione unica al flusso per la componente normale alla sezione, ossia per la componente radiale in questo caso, per la componente delle velocità che chiamiamo meridiana, l'altezza del triangolo delle velocità. Quindi π d2 per b2 per c2 m ci dà la portata elaborata dalla girante, la stiamo calcolando all'uscita, teniamo conto di quale effetto nell'andare a fare questo conto, nell'andare a stimare la C2M? Portata, sezione per velocità. Il componente della velocità retta rispetto alla sezione, ovviamente, ed è la C2M. La sezione lorda è questa, la portata che, elabora, che portata esce dalla girante globalmente? Esce Q punto? Q punto più Q punto G. In realtà questa è una Q punto primo, diciamo, proprio pari a Q punto più Q punto G, perché c'è il fenomeno del ricircolo attraverso i giochi, la, portata, la girante elabora un po' più portata di quella che vediamo uscire dalla macchina. Ossia, per l'ipotesi che abbiamo fatto, 1,05 per Q punto. Perché io nel calcolare il rendimento volumetrico all'inizio ho stimato un 5% di ricircolo attraverso i giochi. Mi sono messo al limite di quello, al valore massimo di quello che sono i ricircoli normalmente misurati, riscontrati in una pompa centrale. Quindi 1,05 per la portata 0,02 diviso π greco diviso 0,188 diviso 0,012 ci calcoliamo C2M pari ,91 metri al secondo. Quindi abbiamo al bordo 2 velocità
con 2 pari 29 metri al secondo. L'altezza del triangolo delle velocità viene molto schiacciato, io non... siamo un po' friscati. L'altezza viene 2,91 metri al secondo, che è la C2M, la componente mediana, che però sappiamo essere anche pari alla W2M. La componente mediana non cambia se ragioniamo in termini assoluti o relativi. Dal lavoro di palettatura ci siamo calcolati, utilizzando l'euro, la C2U pari a 20,3 metri al secondo. Esagerato un po', facciamo un po'. Componente periferica, componente meridiana. Questa è la C2. E questa è la W2. Utilizziamo la notazione che abbiamo seguito anche a lezione, questo per noi è l'angolo beta 2. Abbiamo che, facciamoci un po' di conti, C2 pari radice quadrata di C2M al quadrato più C2U al quadrato M. Io non l'ho esplicitato, se casomai qualcuno di voi ha una calcolatrice facciamo un attimo un conto al volo. Secondo, da cui ci possiamo ricavare l'energia cinetica specifica, C2-4 mezzi, con cui il fluido, ogni chilogrammo di fluido abbandona la girante. Questa energia cinetica specifica poi dovrà essere riconvertita in pressione all'interno del diffusore. Quindi in questo caso, macchina multistadio, ci aspettiamo un diffusore palettato prima, che poi canale convogliatore che porterà il fluido all'ingresso della girante successiva. Possiamo calcolarci la W2. Abbiamo ovviamente W2M pari a C2M, quindi sempre pari a 2,9 metri al secondo. W2U, la componente periferica della W2U, è la differenza U con 2 meno C2U, ossia pari a 9,2 metri al secondo.
possiamo calcolarci quindi la W2, sempre componendo la componente meridiana con la componente periferica, questa viene 9,2 metri al secondo. Possiamo calcolarci la tangente dell'angolo beta 2 pari W2m fratto W2u, facendo riferimento al triangolo rettangolo ABC, quindi W2m fratto W2u, da cui abbiamo un angolo beta 2 pari a 18,5 gradi. Quindi abbiamo risolto il triangolo delle velocità al bordo 2, al bordo in pressione. Questi valori ci serviranno poi per passare da quelli che sono, in particolare da quello che è l'angolo cinematico, all'angolo geometrico. Passaggio che faremo tenendo conto sia dell'ostruzione malare sia dell'effetto della deviazione. Prima di fare questo passaggio però, cerchiamo di capire cosa succede a bordo di aspirazione, se riusciamo. Bordo di aspirazione c'è un po' di spazio in mezzo.
bordo di aspirazione, l'ingresso al girante è definito per due diametri, dico mi e dico na. Facciamo per il momento riferimento a quello che abbiamo visto all'inizio nel caso del bordo di aspirazione che si è prolungato verso l'occhio del girante. Scegliamo di progettare la nostra girante in maniera da ottimizzarne la capacità di resistenza alla cavitazione. In questo caso, a lezione, abbiamo visto che è cruciale la scelta dell'angolo cinematico al bordo 1, cioè quello che succede in particolare in corrispondenza dell'apice della pala immediatamente prima dell'ingresso dei condotti rotorici. Che a lezione in realtà abbiamo detto il problema della cavitazione si ha all'apice della pala immediatamente dentro ai condotti rotorici, però introducendo quei parametri lambda 1 e lambda 2 ci siamo riportati tutto ai valori della W1 e della C1 immediatamente a monte dei condotti rotorici, appunto a quello che stiamo chiamando punto 1. Abbiamo detto che con riferimento, nel caso di assenza di rotazione con riferimento al problema della cavitazione conviene, se questo è il punto 1, avere il triangolo delle velocità nel punto 1A tale che l'angolo cinematico theta 1A sia compreso tra 14 e 18 gradi, perché questo valore dell'angolo cinematico andrà a minimizzare il valore dell'NPSH richiesto dalla nostra macchina. Noi quindi imponiamo proprio un beta 1A pari a 17 gradi girante, disegniamo le sezioni meridiane in maniera che le velocità meridiane, appunto la C1 non cambi nel tragitto dalla bocca di espirazione all'ingresso del condotto rotorico. Non abbiamo prerotazione, quindi questa è la Q1A nel punto 1A è appunto un triangolo rettangolo. La C1A sarà pari a U1A, che per il momento è incognita, per la tangente dell'angolo beta 1A che poniamo pari a 17 gradi. Proprio perché sappiamo che per minimizzare la tendenza a cavitare della nostra girante conviene scegliere un angolo beta 1A compreso tra i 14 e i 18 gradi. Ora, a lezione questo l'abbiamo chiamato bordo S di aspirazione. La portata volumetrica elaborata dalla girante, punto primo, è esprimibile come pi greco, dicona alla seconda meno
dico alla seconda fatto qua per la velocità C con S che è il fluido A ortogonale alla sezione retta che stiamo considerando. Io ho detto disegniamo tutte queste sezioni meridiane in maniera da avere una velocità costante fino all'ingresso della palla. Quindi in realtà questa CS per me è proprio pari alla C1A. Punto primo abbiamo dato un valore stimando una certa perdita dei giochi, di con I lo conosciamo, omega lo conosciamo, beta 1a lo stiamo imponendo, questa è un'equazione di terzo grado in diagonale che possiamo risolvere. Possiamo risolvere in vari modi, diciamo, oggi è abbastanza agevole risolvere un'equazione di terzo grado, in passato si usavano più metodi iterativi per farlo. Potete scegliere quale strada volete, alla fine otterrete, risolvendo queste equazioni del terzo grado, dicono A pari a 0,106 metri. Se non avete a disposizione un calcolatore, spero scrivo un attimo, vi conviene introdurre un coefficiente K di ostruzione al mozzo pari a 1 meno D alla seconda su D alla seconda. Scrivere la relazione come Q punto primo pari a pi greco di A alla seconda fatto 4 per questo coefficiente di costruzione K per omega per di A fatto 2 per la tangente di beta 1A, ossia Q punto primo pari a pi greco diametro della bocca di aspirazione elevato al cubo fatto 8 per il coefficiente di ostruzione K per omega per la tangente di beta 1A, ossia diametro della bocca di aspirazione pari a 8 volte la portata volumetrica maggiorata fratto pi greco fratto K fratto omega fratto tangente beta 1A tutto sotto la c.
è un'espressione che in realtà abbiamo arrivato alla lezione proprio studiando la gravitazione. Quindi in questo caso, in maniera iterativa, ipotizzate un valore di K per K, per il coefficiente di ostruzione al mozzo, vi ricavate il valore da D con A risolvendo la radice cubica, ritornate sopra, andate a verificare se il valore di K che avevate ipotizzato era corretto, altrimenti calcolerete un nuovo valore di K, lo rimetterete qui dentro e continuerete a iterare fino ad arrivare a convergenza. La soluzione è abbastanza rigida, un sistema abbastanza rigido, robusto, con pochi passaggi arrivate a convergenza. Basta avere una calcolatrice che fa la radice cubica. Quindi, in questo caso, ripeto, si andrebbe a convergenza per un D con A pari a 0,106 metri, a cui corrisponde un coefficiente di ostruzione al mozzo 0,56. Siamo arrivati a calcolarci anche questa grandezza di una. Ora ripeto, noi per semplificarci la vita nel disegno poi della palla, in realtà facciamo l'ipotesi che la nostra sia una girante radiale pura, quindi mettiamo il volto di aspirazione della pala, facciamo iniziare il conduttore rotorico dopo la curva a 90 gradi che è evidenziata dalla sezione meridiana. Quindi assumeremo che il bordo rotorico inizia in corrispondenza di un diametro di 1 per terra. Dove? Ancora il cancello qui un po' di numeri. E appunto scegliamo proprio questa geometria, quindi una curva a 90 gradi. Scegliamo, una volta si sarebbe detto a sentimento, un raggio di raccordo. Scelto pari a 2 mm e mezzo, da cui a un diametro da cui far partire i condotti rotorici D con 1 pari a D con A più 2 per R, questo raggio di raccordo qui, no? Pari per la scelta fatta a 0,110 metri. Quindi mettiamo la bocca di aspirazione in realtà a tale diametro di con 1, immaginiamo che il nostro fluido abbia fatto la curva a 90 gradi passando da una direzione assiale a una direzione radiale in maniera effettivamente da progettare una girante perfettamente radiale. Visto che ci siamo, qui chiudiamo. Poi ripeto, nella pratica non sarà così, perché in realtà il bordo è sempre un po' prolungato verso l'occhio della girante secondo lo schizzo che avevo fatto in precedenza. Però quello che poi complica abbastanza il disegno della pala, ho deciso con questo corso di non affrontare queste problematiche della doppia curvatura delle pale, quindi facciamo questa semplificazione che comunque a livello didattico è molto suave. Allora, se il bordo 1 in realtà, appunto, sta al diametro di 0,110 metri, andiamo a vedere come è fatto il triangolo delle veloci a bordo 1. Adesso lo possiamo fare tranquillamente.
bordo 1 avremo una velocità U con 1 costante da base ad apice della pala, perché non c'è nessuna variazione di raggio a bordo 1, pari ad omega di 1 mezzi, ossia metri al secondo. Una velocità C con 1 pari a quella che avevamo chiamato C con S, abbiamo detto che disegniamo la sezione meridiana in maniera da non farla cambiare mai questa velocità fino all'ingresso del condotto rotondo, pari a Q punto primo su Y di con alla seconda per K, ossia C con 1 pari a 4,3 metri al secondo. Vedete, in realtà io sto calcolando la C con S, la velocità che il fluido ha alla bocca di aspirazione della girante, tenendo conto dell'ostruzione del morso, e sto imponendo che sia pari alla C con 1. Non voglio che il fluido rallenti o acceleri in questo tragitto. Non abbiamo nessuna rotazione, come detto prima, questo triangolo e rettangolo. A questo punto ci disegniamo facilmente il triangolo al bordo 1, tangente di beta 1 è C1 su 1. Beta con 1 effettivo viene pari a 14,3 gradi accettabile interno a quel range che abbiamo citato all'inizio, range all'interno del quale conviene stare per cercare di minimizzare l'insorgenza della radiazione. Dopodiché è facile, potete calcolare la W1U è proprio pari alla U con 1, la W1M è proprio pari alla C con 1 e potete calcolare anche il valore della W1. Quindi questo è quello che succede al bordo 1, quello che succede al bordo 2 l'abbiamo visto, la prossima volta la sezione meridiana l'abbiamo già quasi completamente determinata, ci manca l'altezza delle pale, che vi con uno che possiamo farlo velocemente. La prossima volta il problema che affronteremo sarà entrare da 1 in 1 primo e da 2 tornare indietro in 2 primo, perché qui dovremo passare da quelli che sono gli angoli cinematici che ci siamo ricavati oggi con i triangoli delle velocità, appunto dovremo passare agli angoli costruttivi delle pale, tenendo conto di ostruzione palare e deviazione del flusso per effetti bidimensionali discussi. Per oggi ci fermiamo qui.